Ciao a tutti e benvenuti. Oggi scopriamo insieme come si fa a seminare. Pensi che seminare sia una materia per veri esperti? Niente affatto. Chiunque può seminare tutto, praticamente tutto l'anno. Basta seguire alcuni consigli e dotarsi del necessaire da semina. Ecco cosa ti serve. Ogni pianta ha tempi e modalità di germinazione differenti. Tuttavia, possiamo provare a ridurre la semina a un processo standard. Oggi semineremo le spettacolari ipomee, in fiore fino all'autunno. Altre annuali di sicuro successo sono nasturzi, calendule, tagete, zinnie. Mi raccomando, utilizza contenitori nuovi o sterilizzati per non incappare in attacchi fungini. Forte causa di insuccesso tra i seminatori. Puoi utilizzare vasetti biodegradabili da 5-6 cm che provocano poco stress alle piante. Oppure seminiere alveolari in plastica, comode per affrontare le grandi semine. Il substrato migliore per la semina è un compost maturo. Quello di qualità è scuro. Ha struttura fine ed emana un leggero odore di sottobosco. Mescola insieme al compost granuli di perlite o vermiculite, che migliorano la struttura del substrato e favoriscono la circolazione dell'aria e la radicazione. Per poter germinare, i semi hanno bisogno di gonfiarsi di acqua, soprattutto se sono di medie o grandi dimensioni. Vanno quindi immersi in acqua per 24-48 ore. Alcuni semi, come quelli delle ipomee, hanno una scorza dura e impermeabile, che prima deve essere scarificata con una lima, senza danneggiare l'embrione interno, per permettere all'acqua di penetrare. Quando i semi sono gonfi, toglili dall'acqua e seminali subito, prima che si asciughino. I semi scarificati e gonfi di acqua arrivano a misurare il doppio dei semi non scarificati. Metti a dimora almeno 2 semi per vasetto, copri con 1 cm di substrato e bagna delicatamente per evitare dilavamenti. È importante mantenere una giusta combinazione di umidità a una temperatura controllata di circa 16-20 gradi centigradi, mai alla luce diretta del sole. Dopo qualche settimana potrai diradare i germogli, lasciandone uno per vasetto, e mettere finalmente le piantine a dimora. E dal regno delle piante per il momento è tutto, non ci resta che augurarvi buone semine. Non perderti i nostri consigli facili per una casa perfetta. Ci vediamo alla prossima puntata.